Considera i punti A di coordinate 0,4, B di coordinate 0,-2 e C di coordinate 5,0 e un punto generico P di coordinate H e K, dove H e K sono valori reali. Siano A', B' e C' le proiezioni di P rispettivamente sulle rette BC, AC e AB. Domanda A. Calcola l'equazione della circonferenza gamma passante per A, B e C. Domanda B. Verifica che il punto P appartiene a gamma se e solo se i tre punti A', B' e C' sono allineati. Domanda C. Infine, determina l'area del triangolo ABP quando P appartiene al minore degli archi AB. Trova la posizione di P affinché detta area sia massima. Problema di questo non facilissimo, io vi consiglierei in questi casi di disegnare un po' la figura, cioè rappresentare nel piano di, non geometra, cartesiano vostro, nostro, di tutti, i tre punti A, B e C. La prima domanda è abbastanza semplice, vi faccio notare, vi preannuncio che questo esercizio è anche risolto nel sito della Zanichelli, da forse, chi lo sa, Massimo Bergamini, facciamo questa battuta, ma... che voi mi contestate per la mia, sono, no, parlo veloce, faccio le cose veloci, però qui Massimo Bergamini in due righe fa tutto quanto, non è che voglio discutere, no, se uno fa le cose deve spiegarle in maniera un pochino più dettagliata. Ad ogni modo, 0,4 è un punto che appartiene alla semiasse positiva delle ordinate, quindi lo troviamo 1, 2, 3 e 4, ecco punto A, questo è A. B è 0,-2, sta sempre nel semiasse stato negativo delle ordinate, quindi diciamo che sta qua, questa è B. C invece sta nel segnale positivo delle ascisse, 5 e 0. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi formiamoci un attimo una sorta di triangolo. Uniamo i vertici, perché così possiamo anche tracciarci le proiezioni, no? Questa è C. Allora, se supponiamo che P sia qui, allora, la proiezione di P su AC ce la indica con, dice, rispettivamente. Quindi questa è la proiezione... P sulla rete BC, dunque BC è questa qua, quindi questo è A', questo è B', questo è il punto P generico di coordinate H e K, dove H e K sono valori reali qualunque. E poi c'è questo, le proiezioni sono le perpendicolari, chiaramente, no? Si fanno sin dalle scuole medie. Questo è P. Allora, come si fa a... Dunque, intanto la circonferenza è... Siamo questa qui, no? Sarà questa. E pertanto, ma risolverei col sistema, no? Equazione cartesiana, lo farei così. Il testo del Bergamino lo fa... Massimo Bergamino lo fa in un altro modo. Io, qui, francamente, utilizzerei, per non sbagliarmi, questo tipo di metodo. Cioè, imporrei il passaggio per A, per B e per C. Essendo, tra l'altro, non punti completi. Quindi avrei che 0,4 è 0, 4,4 è 16, mi risolverei il mio solito sistema, avrei che la prima equazione è 16 più 4b più c uguale 0, perché 0 per a è 0, b per 4, 4b più c uguale 0. La seconda, secondo il punto b, è molto simile, abbiamo un 4 questa volta, meno 2b più c uguale 0, il terzo invece è un 25 più 5a più c uguale 0. Dunque mi ricaverei c... Dalla seconda, che è quella più comoda, dalla seconda mi ricavo C e C uguale a 2B, sicuramente 2B meno 4. Lo vado a mettere nella prima e nella terza, mentre questo sarà Massimo Bergamini che mi sta chiamando per insultare. Non è... E tu vi sento, è una buona pubblicità. Allora C uguale a 2B meno 4, quindi ho che nella prima diventa 16 più 4B più 2B meno 4, ovviamente uguale 0. Secondo abbiamo un 25 più 5A più 2B meno 4 uguale 0. Io l'avrei fatto così, per non sbagliare. Da cui, allora, C uguale a 2B meno 4, lo lascio. Ottengo che, guardate, nella seconda ottengo che 4B più 2B è un 6B. 16 meno 4 è 12. Viene che 6B più 12 è uguale a 0, già trovo B. E nella seconda trovo... Nella seconda invece non trovo A, trovo invece che 5A più 2B, 25 meno 4 più 21 uguale 0. Ma a questo punto dalla seconda trovo subito il valore di B, raccogliendo un 6 viene che 6 che moltiplica B più 2 uguale 0, B uguale a meno 2, B uguale a meno 12 sesti. Allora, se B uguale a meno 2 trovo anche il valore di C, che come potete vedere è un meno 8.
No? Manco per idea? Sì, è un meno 8, mi sembra, perché 2 per meno 2 è meno 4, meno 4 è meno 8. Manca solamente A, da qui ottengo che 5A più 2B, quindi meno 4, più 21 uguale a 0. Viene questo numeraccio, dunque 21 meno 4 è 17, viene che A è uguale a meno 17 quinti. L'unico numeraccio, ma vi confermo che è proprio così. E quindi abbiamo che, sostituendo nell'equazione cartesiana, io l'avrei risolto così, ragazzi, poi fate voi, insomma, lo fa con gli assi Massimo Bergamini, ma io sinceramente, no, si è voluto divertire, qua sto un pochino, sto provocando. Allora abbiamo che l'equazione si può scrivere come x quadro più y quadro meno 17 quinti di x meno 2y meno 8 uguale 0, ma se moltiplichiamo per 5, tutto quanto otteniamo un 5, lo scrivo qua sopra, 5x quadro, questa è gamma, eh? Allora, PHK lo scrivo un pochino più spostato. Allora, un attimo. Qui mi scrivo gamma, che è 5x quadro sicuramente, più 5y quadro, meno 17x rimane. Poi abbiamo un meno 2 per 5, quindi meno 10y, c è meno 8, o meno 40 uguale 0. E vi confermo che in effetti è proprio questa l'equazione che compare anche nel testo, e ovviamente anche nella risoluzione. Meno 40 uguale 0. Equazione cartesiana della circonferenza. Quindi la prima domanda, il punto P, ripeto, ha coordinate, attenzione, H e K. La domanda A l'abbiamo fatta, perché l'abbiamo fatta. Poi ci dice, verifica che il punto P appartiene a gamma. Dunque, un punto P appartiene a gamma se HK buttati dentro l'equazione di gamma la verifica, quindi vuol dire che se 5H quadro più 5K quadro meno 17H meno 10K meno 40 è uguale a 0. Il problema è che però dice se i tre punti A'B' e C' sono allineati, dobbiamo utilizzare la condizione di allineamento fra i tre punti, che vi ricordo è, possiamo scriverla, y di C' y di primo meno y di A' fratto x di C' meno x di A' uguale y di B' meno y di A' fratto x di B' meno x di A', no? Questa è la condizione ovviamente questo è C' però, la seconda è y di B' meno y di C', fatto x di B' meno x di C', meno x di sì, è così, no, guardavo, controllavo se era corretto, sì. Il problema qual è però? Poi la scriviamo bene la condizione di allineamento per non fare casini, ma ad ogni modo non conosciamo le coordinate di A' e B', dobbiamo determinarle. Ovviamente immagino al variare di HK. Come facciamo? Guardiamo un attimo. Cominciamo con A'. A' è un punto, è il punto di intersezione della retta BC, che possiamo determinare, e la retta che passa per il punto P, ma che è anche ortogonale alla retta BC, contenente essendo BC, perché comunque ci parlano di proiezioni. Quindi, cominciamo a scriverci l'equazione delle rette AB, BC e CA. Chi è la retta contenente il segmento BC? Dunque, retta passata per due punti, B e C, abbiamo Y più 2 fratto 2, 0 più 2, fratto uguale X meno 0, quindi X fratto 5 meno 0, eccola qua. Ce otteniamo che, per esempio, Y più 2 moltiplicando per 2 entrambi i membri è uguale a 2 quinti X. Cioè la retta BC, portando il 2 a destra, è y uguale 2 quinti x meno 2. Va bene? Vediamo chi è la retta AC invece, contenente il segmento AC. La retta passata di punti è C. Y meno 4 fratto meno 2 meno 4, quindi meno 6, uguale a x meno 0 fratto 0. La retta, attenzione,
No, questa è la retta B. Ovviamente la retta B. Vabbè, la retta B è. Lo possiamo. Questa non è la C, la retta B è l'asse delle ordinate. E ovviamente x uguale 0. Questo lo possiamo già scrivere e non ci sono dubbi. La retta C, vi dicevo, ho fatto male i conti, è y meno 4 fratto meno 4 uguale x fratto 5 meno 0. Cioè, nuovamente, moltiplicando per meno 4, otteniamo che y meno 4 uguale a meno 4 quinti x, moltiplicato per meno 4, entrambi bene. Portando il 4, otteniamo che y uguale a meno 4 quinti x più 4. Equazioni di non bellissime, ma sono queste. Meno 4 quinti x più 4. Ciascuna di queste la dobbiamo intersecare con... Dunque, un attimo. Allora, di sicuro abbiamo che... Scriviamoci accanto le perpendicolari passanti per P, P è coordinate HK. Allora, la perpendicolare a BC passante per P, che sarebbe questa, è sicuramente y meno l'ordinata di P, quindi y meno K, uguale il coefficiente angolare che è l'antireciproco di 2 quinti, quindi è meno 5 mezzi, no? Che moltiplica x meno l'ascissa di P, quindi x meno H. Quindi se volete scriviamo y uguale meno 5 mezzi x più 5 mezzi h più k, avendolo provato a... Quindi la scriviamo in forma esplicita, la perpendicolare è un y uguale per p meno 5 mezzi x, speriamo di non sbagliare, non credo, più, ho sempre il terrore, l'incubo di sbagliare, più k. Ma perché se sbagliate lo fate prima. Vediamo chi è la perpendicolare alla C, è la retta che passa per P, avente coefficiente angolare antireciproco di meno 4 quinti, quindi 5 quarti. Quindi questa volta avremo un Y meno K sempre, uguale 5 quarti, che moltiplica X meno H, cioè Y uguale, scriviamo 5 quarti X, la perpendicolare, 5 quarti X, poi dobbiamo intersecarlo ovviamente, per avere i punti, no? 5 quarti x meno 5 quarti h più k. Poi utilizzerò il metodo del confronto. Ovviamente è molto semplice la terza perpendicolare. La perpendicolare a B è una retta che passa per P, ma è ovviamente una retta orizzontale, che sarà se x uguale 0 a B, y uguale l'ordinata di P, quindi y uguale k è sicuramente questa. Allora, già possiamo dire che il punto... Questo che non ho scritto C', la proiezione di P sulla retta B, scriviamo qua C', di sicuro coordinate 0K. Su questo non ci piove. Scriviamoci anche chi sono, A' e B'. Va bene? Allora, intersecchiamo per avere A' intersecchiamo BC con, quindi intersecchiamo Y uguale 5 mezzi X meno 2 con Y uguale meno 2 quinti x meno 2, ho detto male, con y uguale meno 5 mezzi x più 5 mezzi h più k. Poi confrontiamo con i risultati della zanichella. Allora, metodo del confronto, 2 quinti x meno 2 che uguagliamo a meno 5 mezzi x più 5 mezzi h più k. Da qua ci troviamo il valore di x. Allora, portiamo meno 5 mezzi dalla parte x, dalla parte sinistra. Otteniamo che 2 quinti di x più 5 mezzi di x è uguale a 2, meno 2 lo portiamo a destra, diventa 2 più 5 mezzi h più k. Allora, moltiplicherà, minimo doppio qui, e qua viene un 10, 4x più, mamma mia, 25x, abbiamo un 10 di 5 che fa 2 per 2x più 4x, 10 di 2 fa 5 per 5x più 5x. Uguale a, qui abbiamo un 2, diminuiamo 2, abbiamo un 4 più 5h più 2k. In definitiva, moltiplicando per 10, cominciamo a fare i conti. Allora, qua abbiamo addirittura un 29 decimi di x, 25x più 4x, è uguale a un 4 più 5h più 2k diviso 2. Non farei altro che moltiplicare per 10 ventinovesimi da una parte e dall'altra, in modo tale da avere a sinistra solamente x uguale, che è quello che voglio ottenere, ovviamente incrociando le dita e sperando che sia corretto,
x uguale a, allora, 10 mezzi e 5. Vi faccio notare come 5 per 29, mamma mia, dunque, è così, no? Sarà così? Incrociamo le dita, 5 per 29, qui i punti ci sono, manco per idea, i punti non ci sono, 5 per 29 è un 145, ulala! Quindi viene un 10 5, no, un attimo, dunque 10 mezzi e 5, quindi 5 rimane sopra, però attenzione un attimo che ma al solito, allora abbiamo 10 23, 10 quinti e qua rimane 1, qua rimane 1, 10 mezzi, qua rimane 1 e qua rimane 5, ho fatto pasticci. Quindi in realtà dovrebbe essere 29esimo, quindi a primo mi viene un x uguale 25h, sì, più 10k, sono tirato per 5, più 20, tutto fratto 29. In realtà qui la città della mi dà come b primo, ma mi risulta che questo sia in realtà sia a primo, Questa è la scissa, quindi scrivo a primo a scissa 25h più 10k più 20 diviso 29, ordinata, se andiamo a mettere x lì e moltiplichiamo 2 quinti per questo valore qui e lo sottraiamo a 2, facciamo meno 2, vi dico subito che si ottiene un 10h più 4k, non lo faccio per motivi di tempo, se fate i conti, meno 50 fa tutto fratto 29. Queste sono le coordinate di A'. Andiamo a vedere anche chi sono le coordinate di B'. A questo punto le abbiamo finito. Anche qui, per trovare le coordinate di B', troviamo solamente la scissa e poi andiamo a intersecare invece, che cosa? Le due rette, y uguale meno 4 quinti x più 4 e y uguale 5 quarti x meno 5 quarti h più k. Nuovamente, confronto, in pratica avremo che 5 quarti x meno 5 quarti h più k lo andiamo a eguagliare a meno 4 quinti x più 4. Direi di portare meno 4 quinti x a sinistra e avremo un 5 quarti x più 4 quinti x uguale a 4 meno k più 5 quarti h. Abbiamo spostato quelli a destra. Facciamo un minimo minuto che è 1, scriviamo qua. Abbiamo 20, 4 per 5, 20 diviso 4, 5 per 5x è sicuramente un 25x, 20 diviso 5 fa 4, per 4x 16x, e viene un 41, in pratica viene qua a sinistra, ci viene un 41x fatto 20, deve venire così, ve lo confermo, 41 ventesimi di x, uguale a, qua abbiamo un 4, abbiamo un 16, meno 4k più 5k, 5h, se moltiplico per 20 quarantunesimi da una parte e dall'altra, come ho fatto prima, 20 quarantunesimi, rimane che a sinistra solamente x, 20 quarti e 5, ho un 41 sotto, se fate i conti viene un 25h, 5 per 5h, meno 20k, 25h, meno 20k più 80. E vi confermo che è proprio questo, 5 per 16. Quindi il punto B' a coordinata scissa è 25h meno 20k più 80 tutto fratto 41. Se andiamo a mettere al posto di x, lo moltiplichiamo per meno 4 quinti e lo sommiamo a 4, vi dico subito che l'ordinata di B', se fate i conti e mi rifiuto di farli, vi verrà questo valore. Ti verrà un meno 20h più 16k meno 20h più 16k più 100. Sfrutto il sito della Zanichelli per questo, fratto 41. Eccoli qui i tre punti. A questo punto basta sfruttare la condizione di allineamento, perché mi dice che devono essere allineati. Per essere allineati, in pratica, riassumendo questi tre punti, deve risultare che il coefficiente angolare m di A' e C'. Deve coincidere con m di B'C'.
Questo che va fatto. Cioè deve risultare che, come ho scritto prima, io mi sono un po' incartato, e stavo pensando all'incubo di quello che mi avrebbe aspettato dopo. E deve risultare che in pratica per la condizione di allineamento y di c' meno y di a' fratto x di c' meno x di a' deve essere uguale a y di c' meno y di b' fratto x di c' meno x di b'. Non so se avessi scritto bene prima, questo è corretto. Allora, cioè, cancello un attimo qua, ovvero, allora, y di c' è k meno y di a', quindi deve risultare, in pratica, se fate i conti, no? Vi deve venire, vi dovrà venire, se fate così, se fate k meno y di a' 10h più 4k meno che 50? Sì, meno 50, non capivo nemmeno la mia scrittura, fratto 29, tutto fratto x di c', che è 0, meno x di a', quindi 25h più 10k più 20, io che almeno sta davanti alla linea, fratto 29. Tutto questo deve essere uguale a y di c' è sempre k meno, questa volta y di b' è un meno 20h più 16k più 100, ok, almeno sta qua, diviso 41, tutto fratto x di c', che è 0, meno, allora 41 sotto, x di b' è un 25h meno 20k più 80, se non ho scritto male, sì, è un più 80, sì. Minimi comuni multipli, eliminiamo i 29. Se fate in pratica i conti, se incrociate, in pratica verrà che 29 e 29 se ne vanno. In pratica deve risultare che 29k meno 4k è un 25k. 25 di k meno 10k meno 10h più 50, tutto fratto, abbiamo cambiato i segni, meno 25h meno 10k meno 20. Tutto questo deve essere uguale a, allora, 41k 41k meno 16k è un 25k più 20h meno 100, occhio ai segni, fratto, vedi, 41 e 41 dei due denominatori se ne vanno, 20k meno 25h meno 80. Se andiamo a incrociare, ci verrà l'uguaglianza, 5h quadro più 5k quadro meno 17h meno 10k meno 40 uguale 0, che verifica infatti come il punto P appartiene a gamma, e quella è la condizione di appartenenza, se solo se a primo, primo c' sono allineati. Questo era l'esercizio che andava fatto. Infine, ci siamo? Dovete risolvere quell'equazione, vi verrà proprio quella roba lì. Cancello questa immonda cosa che ho scritto. Andiamo a rispondere all'ultima domanda che ci chiede di determinare l'area del triangolo ABP. Però quando P appartiene al minore degli archi AB, quindi P sarà qua. Ma se P appartiene al minore degli archi AB, guardate un po', viene fuori un triangolo così. Oh là là. Oh, un triangolo che ha sicuramente base AB, che è pari alla distanza di A da B, ma A e B hanno la medesima ascissa, basta fare la differenza in modulo e fare le rispettive ordinate. 4 meno meno 2 è modulo di 6, che è 6. La base AB di questo triangolo ABP, dove P è questo qua, P stellato lo chiamiamo, è sicuramente base 6. Però P chi è? Beh, P, bisogna calcolare l'altezza, che è PH, no? Ma PH è la distanza di P da H, che però essendo un'altezza, PH è perpendicolare alla retta ad AB, alla base, quindi è una retta orizzontale perpendicolare all'asse delle y, quindi è in pratica chi sarà? Beh, P a coordinate H e K.
Siccome H è il piede, starà su, sicuramente nel, nella parte, starà nel, nel, sull'asse delle Y, e ogni punto che sta sull'asse delle Y, la coordinata è 0, 0 Y, è evidente che PH sarà la distanza, visto che P ha coordinata H e K, no? E un punto che sta qui avrà coordinate di sicuro 0k, quindi è evidente che h è ph vale h, il valore c'è della scissa di ph, h meno 0 sarebbe h, no? E quindi ovviamente in modulo l'area quindi di ABC sarà 6 per modulo di h diviso 2, e in effetti 3 volte modulo di h è il valore di questa, di questa, di quest'area, dove h, cioè in pratica che è la scissa, x di p, l'h, x di p sarà compresa sicuramente, dunque facciamo un attimo i conti, qua ci dice che trova la posizione di p affinché quest'area sia massima, dobbiamo trovare i valori estremi di p, dunque x di p sicuramente può essere o questo è 0, caso limite, l'altro caso limite è il caso appunto di valore massimo. Qual è il caso? Allora, se il valore massimo è il caso in cui questo triangolo qui diventa un triangolo isoscele, e un triangolo isoscele PH, che è l'altezza, sappiamo che non è solo l'altezza ma anche bisettrice ma soprattutto mediana, quindi vuol dire che in quel caso H sarebbe proprio il punto che sta in mezzo al segmento AB, quindi varrebbe, avrebbe in questo caso sarebbe la metà di 6, quindi 3, ma se fosse 3 vuol dire che se questo è 1, 2, in pratica vuol dire che le coordinate di H, se fossimo nel caso di valore massimo, sarebbero 0, 1. Quindi vuol dire che, ovviamente se fosse qui, cioè in pratica l'ordinata del punto H sarebbe 1. Se mettiamo al posto dell'ordinata il valore 1 e al posto di X il valore H, guardate cosa otteniamo. Otteniamo 5H al quadrato, o 5X al quadrato, no? Se volete, o 5H al quadrato. Più 5 per 1 quadro è 5, meno 17h, 10 per 1 è 10, meno 10, meno 40 uguale 0. In pratica viene un'equazione di secondo grado in h, dalla quale ci tiriamo fuori il valore di h, che è quello che prenderemo ovviamente, e sarà il valore, e il punto P avrà coordinate h1 in quel caso, la posizione, no? 5h quadro meno 17h, meno 50 più 5 meno 45 uguale 0. Applichiamo la formula risolutiva normale, che è 17 meno b più o meno, se fate i conti abbiamo che 289, se non mi sbaglio, è 17 al quadrato, sì, meno c, in pratica viene in tutto 289 da più 20 per 45, 20 per 45 è un 900, 900 più 289 viene 1189, che è quello che deve venire, tutto fratto ovviamente 2a, 10. Ovviamente prenderemo il valore col meno e non col più, perché sennò ce ne andiamo assolutamente oltre, quindi x don p deve essere compreso fra 0 e 17 meno radice quadrata di 1189 tutto diviso 10, no? Sarebbe così. In realtà nel caso precedente questo è quello, e questo è anche quello che, beh, in realtà diciamo che se vogliamo essere precisi sarebbe questo, è sicuramente così. O vi faccio notare che radice di 1189 è un no, ovviamente nel caso in cui questo sarebbe, avrebbe il segno invertito, quindi sarebbe radice di 1189 meno 10, no? Sarebbe radice di 1189 meno 10, di meno 17 diviso 10, perché ovviamente x di p deve essere positiva, come se tra 0 e questo valore qui. Il punto p però, quando ci andiamo a mettere il valore 1 dell'ordinata, avrà coordinate 17 meno radice di 1189, come appunto è spiegato qui, decimi 1, ovviamente, no? E questa è la risposta
mi sembra di essere stato chiaro. L'area è massima, ovviamente, quando in questo caso, sempre nel caso in cui P appartiene all'arco piccolo di AB, e il caso in cui il triangolo è isoscele, no? E quindi l'ordinata di quel punto vale 1. Abbiamo risposto a tutte le domande di questo problema, che non era sicuramente facilissimo. Ciao a tutti.